Non solo uomini e sanitari, ma anche strumenti e mezzi. È quello che manca all'ospedale di Cosenza, in particolare al pronto soccorso, struttura in grande affanno in questi ultimi giorni. Ieri il comune di Montalto Ufugo ha voluto dare il suo contributo donando al pronto soccorso dell'Annunziata 5 sedie a rotelle, 2 lettini e 3 paravento. Il sindaco di Montalto Ufugo, Pietro Caracciolo, si è soffermato sull'importanza in questo momento di sostenere chi è impegnato in questa battaglia contro il virus, ma ha anche posto l'accento sulla richiesta, anche da lui sottoscritta, di riaprire l'ospedale da campo di Vagliolise gestito dall'esercito e sulla situazione legata ai vaccini. È un momento molto, molto delicato, un momento delicato che sta attraversando anche il nostro ospedale che è sotto pressione. Non ci sono strumenti che bastino per contrastare un pochino questo espandersi del virus e noi come Comune di Montalto, come amministrazione comunale, diciamo come città di Montalto abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza al presidio ospedaliero. Ho sottoscritto insieme agli altri sindaci dell'area urbana questa richiesta di riconversione dell'ospedale, diciamo del presidio che c'è a Vagliolise. Per dare un supporto a questo momento di criticità. Io chiedo per la verità molta più trasparenza. Adesso siamo in una fase che riguarda la vaccinazione, vorrei che ci fosse più trasparenza nella gestione delle vaccinazioni, della distribuzione dei vaccini, che secondo me dovrebbe rispettare un criterio proporzionale della popolazione a cui va attribuito. Noi a Montalto, ad esempio, ci ritroviamo, oggi sono in atto delle vaccinazioni di over 80. Ma noi ne abbiamo sul territorio, ad esempio per Montalto ne abbiamo 1066, fino adesso siamo riusciti ad operare la vaccinazione soltanto, a somministrare la vaccinazione soltanto a 200 persone, è passato oramai un mese. Non sappiamo questi vaccini che hanno fatto. Ieri mattina sono stato all'ASP di Montalto, devo dire la verità, ho anche alzato un pochino la voce perché nessuno mi dà delle risposte sui criteri di assegnazione di questi vaccini.